Salve a tutti e bentornati ad un nuovo video in ambito cinema. Oggi vorrei parlare di uno dei registi che ha lasciato una grande impronta nella storia del cinema, elencando 10 dei suoi migliori film in assoluto. Ecco a voi la top 10 dei migliori film di Steven Spielberg. Partiamo dal numero 10. Hook, Capitano Uncino. Una commedia fantasy del 1991, dove viene narrata la storia di Peter Pan cresciuto, che ha ormai perso i ricordi dell'infanzia e ha lasciato l'isola che non c'è. Successivamente, quando scopre che Capitano Uncino ha rapito i suoi figli, farà ritorno sull'isola, sfidando il suo acerrimo nemico. Con Robin Williams nei panni di Peter Pan, Dustin Hoffman che interpreta Capitano Uncino e Julia Roberts che interpreta Trilli. Numero 9. Prova a prendermi. Anche questo, film commedia del 2002, tratto dal romanzo autobiografico di Frank Abagnale Jr., che è appunto il protagonista del film. Il film parla della storia di un ragazzo newyorkese che nel periodo di divorzio dei genitori decide di scappare di casa. Successivamente il giovane protagonista si spaccia per un pilota e comincia a creare assegni falsi dello stipendio, riuscendo poi a truffare le banche. E nel frattempo viene inseguito da uno scaltro agente federale. In questo film possiamo notare soprattutto le grandi performance recitative da parte di Tom Hanks e di Leonardo DiCaprio, al quale ho anche dedicato un video. Il link è in descrizione. Numero 8. Jurassic Park. Film di fantascienza del 1993, tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton. Almeno penso che si pronunci così. Credo che non ci sia bisogno di parlare della trama. Jurassic Park è stato uno dei primi successi della computer grafica in 3D, tanto da vincere l'Oscar nella sessione del 94. Che dire, sono semplicemente stupendi. E del resto, quando capitava l'occasione negli anni 90 di vedere dei dinosauri così? Numero 7. La guerra dei mondi. Beh, e anche qui si parla sempre di grandiosi effetti speciali. Film di fantascienza del 2005 e remake della guerra dei mondi di Byron Haskin del 1953. Tratto dall'omonimo romanzo del 1897 di Welsh, la storia parla semplicemente di un attacco alieno sulla Terra, che era già stato programmato da moltissimi anni. Il film è stato classificato all'ottavo posto dei film più visti del 2005. Numero 6. Dopotutto, penso sia il miglior capitolo della saga di Indiana Jones. Ebbene sì, I Predatori dell'Arca Perduta è un film del 1981 con Harrison Ford che interpreta il protagonista. La trama parla della corsa e dello scontro tra il protagonista e l'esercito nazista per entrare in possesso della rarissima Arca dell'Alleanza. Il film è ricco di scene incalzanti e d'azione, e vi è anche una dose di fantascienza legata appunto alla figura dell'arca. Numero 5. E.T. Film di fantascienza del 1982 e, per chi non la conosce, la storia parla di un extraterrestre che involontariamente viene abbandonato sulla Terra. Fortunatamente, però, il piccolo alieno incontrerà un ragazzino che lo accoglierà in casa sua. Tra i due poi nascerà un'affettuosa amicizia. Per Spielberg, questo film aprì la strada verso un nuovo genere, basato maggiormente sulle condizioni umane dei protagonisti e molto più emotivo. Numero 4. Lincoln. Film storico e drammatico del 2012 che parla dell'ultimo periodo di vita di Lincoln. La trama è appunto basata su eventi storici, come la guerra di secessione americana e l'emanazione del 13° emendamento, ossia l'abolizione della schiavitù. Con Daniel Day-Lewis, vincitore del premio Oscar migliore attore protagonista, e Tommy Lee Jones. Numero 3. Lo squalo. Film thriller del 1975 basato sull'omonimo romanzo di Peter Benchley. La storia parla semplicemente di un terribile squalo bianco che terrorizza e attacca i bagnanti di un'isola immaginaria. Successivamente, una squadra di uomini si occuperà dell'eliminazione dello stile predatore. Tutto impostato in maniera semplice quanto thriller, il film ottenne un grande successo nelle sale, con 3 premi Oscar e una nomination come miglior film. Numero 2. Salvate il soldato Ryan. Beh, anche qui credo che non ci sia bisogno di parlare della trama. Film di guerra storico del 1998, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Di grande interesse sono soprattutto i 20 minuti di film, dove assistiamo allo sbarco in Normandia dei soldati, e tutto viene mostrato in maniera molto realistica e cruenta. Il film ha vinto 5 premi Oscar, di cui uno alla miglior regia.
Arriviamo alla posizione numero 1. Schindler's List. Film drammatico del 1993, ispirato al romanzo La lista di Schindler di Thomas Keneally e basata sulla vera storia di Oskar Schindler. La pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia. Il film, dal mio punto di vista, è molto toccante e ottima anche l'interpretazione del protagonista.